E in questo video andiamo a fare un po' di stampe con del PETG Lite commercializzato da Filoprint. Ciao, io sono Edoardo e benvenuto nel mio canale dove pubblico video riguardanti la tecnologia e la stampa 3D. Se sei quindi interessato a questo argomento ti invito a iscriverti al canale e attivare la campanella. Ma ora iniziamo subito con le stampe e di vari test e a fine video andrò a valutare le caratteristiche principali di questo filamento. Partiamo con la Temp Tower. Il produttore riporta una temperatura di stampa consigliata tra i 230 e i 255 gradi per l'hot-end e tra i 70 e gli 80 gradi per l'hot-bed. Ho avviato quindi una Temp Tower con 5 gradi che cedono ad entrambi i limiti del range per rilevare una temperatura di stampa ottimale di 240 gradi. Dalla stampa possiamo notare che le temperature basse forniscono risultati superiori, anche se di mio solito il primo layer lo stampo circa 5-10 gradi sopra la temperatura di stampa. Ho misurato successivamente il diametro effettivo del filamento, che risulta essere discretamente spesso. Ho misurato diversi valori tra 1.75 mm e 1.78 mm. E dopo il thin wall test ho notato che il parametro flow va decisamente ridotto, nel mio caso sino ad un buon 84%. Passiamo al test della retraction per valutare il fenomeno dello stringing. È risaputo che il PETG soffre di questo fenomeno, ma con questo filamento lo si può gestire molto bene. Ecco infatti le quattro torri. Parto dalla prima con retraction disabilitata, ed effettivamente il risultato è drastico. Poi ne ho stampata una con retraction distance 2 mm, 4 mm ed infine 6 mm, che contiene bene il fenomeno. Dai test credo che sia il parametro migliore che permette stampe di oggetti con parti ravvicinate, ovviando allo stringing. Segue l'overhang angle test, dove il materiale si comporta decisamente bene. Infatti, grazie al modello che parte da 40 gradi fino a 75, si può notare che i primi problemi di materiale che cola sono visibili vicino ai 70-75 gradi, un risultato che vanta una valutazione di 4 su 5. Preciso che per ottenere tale risultato ho dovuto abbassare la temperatura di stampa di quasi 10 gradi. Passiamo al bridging, dove ho testato la stampa sul vuoto su distanza da 35 a 110 mm, con un buon risultato. Fino a 65 mm non si hanno problemi, successivamente si iniziano a notare i primi strati che corrono dal modello, ma nessuno di questi ha ceduto o creato particolari problemi. Al massimo, l'ultimo tratto da 110 mm ha dei filamenti che toccano terra, comunque tranquillamente classificabile come risultato nella norma. Per le considerazioni estetiche, seguo la stampa della Barchetta 3D Benchy, stampata in questo caso a due diverse velocità di raffreddamento e a due risoluzioni diverse con la temperatura ottimale. La prima versione da 0.2 mm e ventola sempre al 100% è un risultato più che apprezzabile. La scritta sul fondo è ben visibile, i fori frontali nella prua sono ben definiti senza difetti, così come quello più grande nel retro della cabina. I dettagli interni come il timone sono perfettamente riusciti. Gli archi non presentano particolari problemi e sono esteticamente buoni. Le parti superficiali sono discretamente lisce con qualche rado puntino, forse di under extrusion. Nella seconda versione, quella meno bella esteticamente ma più resistente, ci sono diversi problemi estetici in ogni parte della barchetta, ma questo è del tutto prevedibile e normale avendo dimezzato il raffreddamento. Eccoci arrivati alle proprietà termiche. Secondo il datasheet del materiale, la temperatura di transizione vetrosa del filamento è 70 gradi centigradi, discretamente alta. Ho quindi preso un pentolino con l'acqua bollente e l'ho versata sopra il modello, e dopo svariate torsioni con una pinza, il modello continuava a deformarsi ma non a frantumarsi. Un buon segno. Questo comportamento porta ad una valutazione positiva, un bel 4 su 5. Passiamo alle proprietà meccaniche che ho diviso in due parti. Il primo test è la resistenza alla trazione di un moschettone, che ha ottenuto un'ottima valutazione. In questa parte è possibile anche notare la difficoltà nel rimuovere i supporti dal moschettone, particolarità data dalle elevate adesioni tra i layer. Nel secondo test di trazione ho stampato il modello interessato con un riempimento del 50%, e dopo aver impresso diverse torsioni ed aver fatto toccare i due estremi, ho assegnato un punteggio pieno. Infatti, come puoi notare, il modello viene compresso sino ai 90 gradi, ma l'elasticità evita che si frantumi, offrendo un'elevata resistenza meccanica. Di seguito ho continuato a stampare altri modelli per valutare ancora nel dettaglio la resa estetica. Lascio quindi alcune clip per apprezzare la qualità di un modello di Terminator T800, e di un vaso a spirale. Qui
Quindi dopo diverse stampe e diversi test che ho effettuato con questo materiale sono pronto a tirare delle somme. Partiamo con la facilità di stampa. Infatti questo PETG Lite è un materiale facilmente stampabile, si avvicina molto alle caratteristiche che potrebbe avere un PLA nella facilità di stampa, non soffre di warping come potrebbe essere l'ABS e una volta raffreddato il pezzo mantiene fermamente le dimensioni stampate. Vanto di un'elevata resistenza meccanica, infatti risulta essere un materiale duro con una buona resistenza e a col tempo un'elevata flessibilità. Qui sotto trovate le impostazioni di stampa che ho utilizzato io per stampare questo filamento e se ne acquisterai uno e trovi problemi nella stampa scrivi pure nei commenti dove sarò felice di aiutarti. E qui in alto trovi la mia playlist dedicata alla recensione dei filamenti 3D, più sotto un altro video del mio canale, noi ci vediamo alla prossima, stammi bene!